Formula 1 GP Ungheria 2017, la Ferrari vince. Doppietta rossa con brivido nel finale. Dopo una gara soporifera, gli ultimi giri del Gran Premio di Ungheria ha regalato grandissime emozioni. Nonostante il brivido nel finale dettato da un'arrembante risalita di Lewis Hamilton, la Ferrari e Sebastian Vettel vincono la gara dell'Hungaroring. Il tedesco del cavallino rampante, che ricordiamo è scattato dalla pole position, grazie a un ottimo scatto alla start ha guidato saldamente la corsa dall'inizio alla fine facendo anche affidamento sull'ottimo lavoro del suo scudiero, Kimi Raikkonen, secondo con l'altra SF70H. I piloti della Ferrari hanno regalato alla scuderia italiana l'83esima doppietta della storia, arrivata proprio in occasione dell'ultima gara prima della tradizionale sosta estiva, la seconda della stagione 2017 dopo quella ottenuta a Monaco, sulle tortuose stradine del Principato. Terza posizione per la Mercedes di Valtteri Bottas, autore di una gara davvero consistente terminata sul podio. Bellissimo gesto di sportività da Lewis Hamilton, quarto, che proprio nell'ultimo giro ha fatto passare il suo teammate sotto la bandiera a scacchi in terza posizione dopo che, proprio il finlandese si era fatto superare senza ostacolare l'inglese quando mancavano poco più di una ventina di giri al termine della gara, nel momento in cui Hamilton sembrava avere buone chance di andare a prendere entrambe le Ferrari. Quinto posto per Max Verstappen seguito da Fernando Alonso, sesto, che ha sicuramente portato a termine la miglior gara in assoluto della stagione per la McLaren segnando anche il giro più veloce proprio nell'ultima tornata. Alle spalle dello spagnolo, che ieri ha compiuto 36 anni, troviamo Carlos Sainz lunga R, settimo, che ha dato vita a una bella lotta proprio col suo connazionale della McLaren durante tutto il Gran Premio. Chiudono la top 10 le Force India, rispettivamente in ottava e nona posizione con Perez davanti ad Ocon, e con la MCL32 di Van Dorn a punti, decimo.